Come si chiama? Dove andiamo quando dormiamo? Quando tutto è spento? Quando neanche stiamo sognando? Dove vaghiamo? Senti, papà, se ci svegliassimo da tutto questo, da Vienna, dal tuo studio, da queste pareti, da quelli là, e scoprissimo che era tutto un sogno, dove avremmo vissuto nel frattempo? Buonasera. Ma lei chi è? Il pendolino, dottor Freud. Pensavo l'avessimo dato da un pezzo. Niente funziona meglio del mio vecchio pendolino. Le sue palpebre diventano pesanti. Sempre più pesanti. Sempre più pesanti. Senti, papà, se ci svegliassimo da tutto questo, da Vienna, dal tuo studio, da queste pareti, da quelli là, e scoprissimo che era tutto un sogno, dove avremmo vissuto nel frattempo? Amato veramente? Non lo so. Sono il dottor Freud. Freud! Sì, è urgente. Ho dato via Anna, mia figlia. Sì. Davvero nessuno l'ha mai amata? Non è lei che odora. Qui siamo solo noi. Due uomini con la loro sofferenza. Ha preso i soldi! Ora stia zitto e se ne vada! E che odore ho? Sì, un po', Giudea. No, non va bene per niente, perché sua figlia sa che se non la vengono a prendere subito... Guardala per l'ultima volta. Il mondo piange e mia figlia si trova tra le griffie della Gestapo. Gli direi non esisti! Non esisti! Mio papà, firma quel foglio. Io non rispondo a queste domande, dottor Freud. Lei sarebbe capace di morire quel giorno solo per farmi un piacere. Ecco, io non vorrei questa responsabilità. Sto diventando pazzo.